City Report. Siamo al Palasharp, quel famoso posto che diversi anni fa ci ha fatto parecchio sbiancare dalle varie situazioni che abbiamo visto. Qui siamo davanti alla casa di Nazareth. Come potete vedere anche qui, tovagliolini, mascherine, c'è un po' di schifezza in giro, ma vogliamo andare a vedere un attimino che cosa è successo. Siamo a maggio 2022 al vecchio Palasharp di Milano. Andiamo. Un cartello con la pista ciclabile, stiamo andando verso il Palasharp. Pista ciclabile però interrotta perché c'è un cantiere della MM. Stanno mettendo a posto gli acquedotti. E come vi abbiamo già fatto vedere, segnaliamo questa pista ciclabile. Siamo in via Padre Carlo Selerio, attraversamento ciclabile Sant'Elia Montestella. Siamo fuori dal Palasharp. Questo cantiere di MM è da mesi sbarrato e interamente occupato. E quello che ci stupisce è che non è stato predisposto nessun percorso alternativo, non c'è nessuna indicazione, deviazione, e interrompe un percorso importante che era quello costruito come itinerario Milano Expo. Sarebbe da intervenire al più presto per predisporre magari delle alternative e soprattutto per pulire e rimettere a posto, perché così altrimenti la strada è inagibile. Durata lavori 497 giorni. Consegna lavori 16 giugno 2021. Che anno siamo? 2022. Mi sa che sono un po' in ritardo. Ecco, questa è una vasca che è tenuta qua dentro il cantiere. Sicuramente i girini, zanzare, qui ne verranno fuori parecchie. Ma non è questa la parte che ci interessa di più. Adesso andiamo a vederla insieme a Paolo Rusconi. E dopo tantissimi anni ritorniamo al Palasharp, vediamo cosa troviamo. Allora, l'ingresso fortunatamente pare chiuso. Qua è stata messa una sbarra. C'è però ancora fuori un sacco di rifiuti. La natura si sta riprendendo tutto, come potete vedere. Guardate la crescita del verde. Qui tendenzialmente per le Olimpiadi invernali si farà qualcosa. Per ora non c'è ancora niente, però si farà qualcosa, l'ha detto il nostro sindaco Sala. Milano Cortina 2026. Buongiorno a tutti, oggi City Report, il comitato anti-racket e Tullio Trapasso con Milano Trash si trova dentro il Palasharp. Stiamo venendo a vedere questa struttura che viene usata da parecchio tempo come struttura di preghiera per i musulmani, ma che porta con sé molte occupazioni, degrado, criminalità, furti e illegalità. Adesso
circa tra 5 minuti saremo presenti all'interno della struttura e andremo a visitare tutto quello che c'è da visitare, che purtroppo non dovrebbe più esistere in quello che era un tempio della musica di Milano. Un posto dove si facevano delle cose belle e piacevoli per tutta la città e invece ultimamente è diventato un covo di criminalità. Seguiteci. Lato sinistro del frontale del Palasharp, come potete vedere immondizia, c'è un sentierino che segue tutta questa parte dove troviamo un po' di discarica, un po' di mercanzia, un televisore bello grosso, ancora altri rifiuti, fogli. Insomma, quest'angolino qui direi che non è molto rassicurante, è parecchio imboscato. Sicuramente, come tutto il verde intorno, non è ben tenuto. In compenso, però, diciamo che per ora pare che la messa in sicurezza che è stata fatta stia durando. Anche perché chiaramente hanno detto che ci devono fare le opere per le Olimpiadi, quindi si spera non lo debbano di nuovo risgomberare. Questo è un altro angolo imboscato, sempre nel boschetto del Palasharp. Guardate che fogna che c'è qui. Questo è un posto pericoloso perché ci si può nascondere le persone, si possono fare delle aggressioni, non ti vede nessuno. E a quanto pare è abbastanza vissuto, visto tutto quello che si trova al suo interno. City Report!